Eccoci qua ragazzi, oggi andremo a vedere come mixare il suono dei pad, quindi andiamo a vedere come creare un buon suono per quanto riguarda il suono dei pad, che come sapete è un suono di synth, dove praticamente è un suono di synth, diciamo che sono degli archi finti, un suono di archi finti un po' più scuri e poi dopo dipende anche dal tipo di suono che vogliamo avere. Andiamo subito a sentire il suono del pad, che è questo qua. Questo è il brano. Questo è il pad. Ok, il suono originale è questo. La cosa che ho fatto in questo brano, sono andato a incupirlo, quindi a togliere tutte le frequenze alte. Vedete, questa, sono andato a togliere le frequenze alte e sono andato anche a togliere quelle frequenze che possono dar fastidio nel mix perché sono molto basse, quindi sotto i 170 Hz. Allora, una cosa che potrei fare, oltre a questo, è aggiungere il solito autopan che metto quasi sempre. Vedete, 25, andiamo a mettere... E Sound Toy sempre il solito autopan, ok, che in parallelo sposta un po' il suono. Sentite? Potrei fare un'altra cosa su questo suono, potrei mettere tipo un filtro autofilter, vedete? Anzi, più che autofilter vorrei mettere un ring shifter sempre di Logic, e che solitamente si trova nella modulazione. Ring shifter crea una sorta di movimento di modulazione, sentite? Però molto leggero. Tutto questo mi impedisce di creare stabilità, staticità al brano, perché il pad, il problema del pad è che è come avere un mattone sempre lì, quindi da un lato molto caratterizza il brano, alcuni brani eccetera, però nel mix può essere un po' pesante perché alla lunga è un po' un muro di suono che è sempre presente dall'inizio alla fine. Cercare di spostarlo, andare all'autopan, ring shifter, questi effetti, modulazione, sente che muove, smuove un po'. Altra cosa può essere un tremolo. Utilizziamo il tremolo di Logic. Leggerissimo. In fase, a zero. Anzi, mettiamolo. Anche questo suono, sempre con uno shimmer, qui addirittura non ho fatto niente perché è già bello così il suono. Il caldo palmo di una mano accarezzasse piano, penso a te, non ci sei più te, io sì, a volte ci torno, sai, a quella vita. Poi arriva un altro suono molto utile, automatizzarlo comunque questo pad, cori altissimi,
qui ad esempio potrei abbassarlo. Perché arrivano altri suoni, come ad esempio questo. Questo è un pad, sempre di Blue. Anzi, no, questo è di Massive, il plugin della Native Instrument. Che ha semplicemente un riverbero. Potrei dargli un po' di saturazione. Mettiamo ad esempio un Saturn 2. E gliene diamo un pochino. Questo permette di forare un pochettino. Poi ovviamente il gioco forza lo fanno i volumi in questo caso, perché a livello di sonorità non c'è tanto da fare. Sul pad è abbastanza uno strumento intanto sintetico, quindi di sintesi, e come dicevamo anche in un altro video, non necessita di grandi operazioni a livello di equalizzazione, di compressore, se non da un punto di vista creativo. Ok, quindi direi che per quanto riguarda iPad è un po' tutto, andiamo avanti con un prossimo video.